E buongiorno a tutti, bentornati a un altro live giornaliero di marketing and business di Mario Giglio, Performance Top. Che cos'è un funnel? A breve te lo spiego, perché l'argomento di oggi è funnel di marketing ovviamente, e differenti tipologie di utilizzo dei funnel, quindi come facciamo a utilizzare un funnel. Un funnel non è altro che un mezzo, uno strumento. Perché lo definisco un mezzo, uno strumento? Perché in realtà non è una pagina, non è un sito internet, è un mezzo tramite il quale tu scremi la tua determinata audience che vuoi raggiungere e la porti a compiere delle azioni. Compiere delle azioni che sono differenti, infatti si dice tipologia di funnel differente. Quindi questo funnel non è altro che un setaccio che prende la massa alla quale lo esponi, esempio, la massa di persone presenti su un gruppo Facebook, presenti su Facebook tramite pubblicità e così via, gli pone davanti qualcosa che in genere è la prima pagina del funnel, perché un funnel è uno strumento online, anche se si può fare anche un funnel offline, ok? Molta gente non ne parla, ma si può fare un imbuto di marketing, un funnel di marketing offline. Io sono partito più e più volte col fare un funnel di marketing offline dal volantino o dal coupon a risposta diretta e portare le persone online, ok? Quindi questo non te lo insegnano, ma per i business locali è fortissimo, è potentissimo, non è necessario utilizzare per forza la pubblicità online e basta. Puoi partire con una pubblicità locale anche da cartellone stradale, nonostante io sia abbastanza contrario a questo mezzo, c'è chi lo fa con successo, e portare le persone online su un funnel. L'importante è capire che questo strumento, il funnel, non è altro che un mezzo per scremare le persone e offrirgli qualcosa di importante per loro, per raccogliere i loro contatti e poi portarli a un acquisto o a più acquisti e così via. Infatti ci sono differenti tipologie di funnel. Partiamo col fatto che prima i funnel sono nati perché non erano altro che una sequenza di pagine che si utilizzavano per raccogliere i contatti. Cioè il funnel classico, quello iniziale, era l'opt-in funnel, che tutti un po' hanno cominciato a fare nell'internet marketing, che è ti do una guida o ti do qualcosa di gratuito in cambio della tua email. Questo l'avrai visto sicuramente perché lo utilizzano un po' tutti, è il tipico opt-in funnel. Opt-in perché l'azione di iscriversi si definisce opt-in in americano, cioè io clicco un bottone, o prima o dopo aver inserito i miei dettagli, che sono in genere nome, indirizzo email o nome, indirizzo email e numero di telefono, e ti do questi dettagli di contatto in cambio di un regalo che può essere in genere la classica guida gratuita, la guida che risolve un problema. Quindi l'opt-in funnel, che è il primo che è nato fondamentalmente, serve per raccogliere i contatti di un utente in cambio di qualcosa che all'utente interessa. Quindi un utente si definisce in target, perché se io sto offrendo una guida per il dimagrimento localizzato degli arti inferiori, la pubblicizzerò a donne che probabilmente saranno interessate a quella cosa, per cui se una persona la scarica è probabile che sia un utente interessato a quella determinata cosa. La signora di 50 anni, magra, che vuole mettere massa muscolare, probabilmente non sarà interessata a scaricare quella guida gratuita. Ok? Quindi la prima cosa da fare, ciao Nino, grandissimo, buongiorno. La prima cosa da fare è capire la tipologia di funnel da utilizzare, e nell'opt-in funnel la prima cosa da fare è capire la tipologia di regalo da dare all'utente. Nei business locali, quindi se hai un'attività tipo una pizzeria, un centro estetico, una palestra e così via, l'opt-in funnel non è ti regalo una guida gratuita su come farti la ceretta, ok? Cioè, se hai un centro estetico, per raccogliere i contatti di un utente, gli regali qualcosa che li porta nel tuo centro estetico. Ha anche senso, no? Hai un business locale, devi fare qualcosa per portare il contatto dentro. Ciao MT, grandissima, buongiorno. Quindi nel momento in cui tu vuoi creare un opt-in funnel, vuoi ottenere il contatto di una persona, pensa all'offerta che è posta davanti a quel determinato utente e la cosa che lui desidera. Quindi se io sono un personal trainer e ho come obiettivo quello di raggiungere
non so, delle persone altospendenti nella mia città. Ho un centro, posso creare una campagna dove ti regalo una settimana di prova dei miei servizi. In cambio dei tuoi contatti, tu scaricherai un coupon. Questo coupon poi deve essere riscosso telefonicamente o localmente presso l'attività. Quindi dovete capire che nel momento in cui c'è un'attività online e c'è un'attività offline, un business locale, il funnel va utilizzato in modo diverso. C'è gente che prova a replicare le strategie dei marketer americani o dei marketer italiani che fanno solo attività online per promuovere dei business locali, delle attività locali, e questo è sbagliato. Quindi, mettiamo caso che tu hai un centro benessere. Quello che puoi fare per promuovere il tuo centro benessere con un opt-in funnel è ti regalo un idromassaggio di coppia in cambio di il tuo nome, la tua email e il tuo numero di telefono. La persona puoi anche non richiedere il numero di telefono nell'opt-in funnel perché la persona poi riceverà in seguito a questo opt-in, cioè questo iscriversi, delle email. Infatti, strumento fondamentale del funnel, ne ho parlato in altri video, non è soltanto lo strumento che costruisce il funnel, quindi il sito internet con WordPress o un software tipo funnel semplice, ClickFunnel. Ti ripeto, c'è un live apposito dove ho spiegato tutti gli strumenti necessari per fare un funnel, ma c'è anche la necessità di integrarlo con delle email o con un bot di Facebook. Nella mail, la persona che scarica questo accesso all'idromassaggio di coppia gratuito riceverà: guarda, per prenotare il tuo idromassaggio di coppia chiama il numero, e se la persona non chiama, nelle altre email gli inviano dei messaggi, dei reminder di venire al tuo centro, di chiamarti per prenotare l'idromassaggio. Un funnel ti permette di promuovere qualsiasi attività. La cosa importante da capire quindi è l'angolo di attacco da utilizzare. Se vuoi lavorare online, regala delle guide, regala dei video, regala delle prove del tuo servizio. Il funnel di consulenza che io più utilizzo e che insegno ai miei studenti di consulenza è il consulting ad alto ticket, cioè un funnel di consulenza telefonica dove tu offri nient'altro che un'analisi della situazione attuale della persona dopo aver offerto una guida che spiega il tuo metodo, fondamentalmente. Spiega il tuo metodo che risolve un determinato problema. Ne parlerò in un video apposito perché è molto lungo. Quindi, prima tipologia di funnel, il più classico è l'opt-in funnel. Mi iscrivo per regalare e per ricevere un regalo, una guida, dei video e così via. Questo opt-in funnel negli anni si è evoluto tramite, in realtà, grazie a uno che si chiama Jeff Walker, che ha fatto un libro che si chiama Launch, ok? Lancio. E ha creato quella che è la product launch formula, si è evoluto nel funnel di lancio. Il funnel di lancio non è altro che un funnel di opt-in, cioè raccolgo il contatto dell'utente per inviargli dei video gratuiti. Hai trovato sicuramente su Facebook il formatore che ti dice: tre video gratuiti ti svelano come riprenderti in mano la tua vita, come creare il tuo business, come, non so, sedurre le donne. Ok, ci sono mille di questi funnel ormai. In Italia anche è diventato un po' inflazionato. Prima funzionava meglio, secondo me, questa tipologia di funnel, proprio perché oggi un po' di gente ha capito come farlo e continuano a utilizzarlo in tante nicchie. Funnel a tre video non è altro che l'allungare il sugo del funnel stesso e spalmare quella che è la lettera di vendita del tuo servizio su tre video di contenuti e un video finale di vendita. Quindi, mentre normalmente nell'opt-in funnel classico, che poi conclude con una vendita, si è stati abituati dal fare: creo una pagina, raccolgo i contatti dell'utente, gli offro delle email e del contenuto educativo e gli provo a vendere un servizio o un prodotto, quindi una guida più approfondita a pagamento, un servizio done for you e così via. Nel funnel invece di lancio non si prova a vendere un servizio o un prodotto immediatamente alle persone, ma si offre un contenuto su più video, su più step, fino ad arrivare al video finale che è la vendita. Esempio, io in questo momento sarò iscritto forse a 3-4 funnel di lancio per vedere un attimo quello che fanno le altre persone, perché è importante studiare il mercato degli altri, studiare la concorrenza, ma anche non concorrenza, ok? Semplicemente capire cosa fanno altri marketer per potersi ispirare, trovare idee o vedere cosa fanno di sbagliato, ok?
Quindi quello che ho visto, ad esempio, un funnel di lancio ben fatto di recente a livello grafico, a livello di contenuto, però secondo me peccava in una cosa: il fatto che un funnel di lancio fatto male non offre altro che tre video sconnessi tra di loro e poi una vendita. Questo è un funnel di lancio fatto male, perché nel momento in cui io voglio andare a vendere un servizio, un prodotto, nel funnel di lancio devo riscaldare la audience per portarlo carica, bomba, al video di vendita. Quando tu non fai questo e offri tre video sconnessi tra di loro che danno qualche cosa, l'importante, magari una soluzione a dei problemi, poi la vendita è sconnessa, non succede niente, non otterrai dei risultati, ok? C'è una formula precisa, testata, quasi scientifica, diciamo, da Jeff Walker e tutti i suoi allievi, io lo sono stato, in passato ho comprato i suoi corsi e così via. Il funnel di lancio deve essere una sequenza ben precisa, cioè ha dei requisiti ogni singolo video. Se lo fai a cavolo, non ti serve, non fare un funnel di lancio. C'è chi fa i funnel di lancio, adesso sta provando a fare per qualche business locale, ma ragazzi, un business locale, hai una pizzeria, non puoi fare un funnel di lancio, hai una palestra, non puoi fare un funnel di lancio, cioè qualche cosa di immediato, semplice e veloce deve essere per i business locali. Per le società di consulenza puoi fare un funnel che porta le persone a conoscere il tuo metodo, a pagarti alto ticket e così via, ma non puoi fare un funnel di lancio. Il funnel di lancio è per gli infoprodotti in generale, ok? Perché devi fare in modo che le persone ti conoscano, si fidino di te, desiderino il tuo servizio e lo comprino tutto tramite dei video, ok? Senza mai sentirti o vederti fisicamente. Il funnel deve essere personalizzato in base a quello che è l'obiettivo della relazione. Se io devo relazionarmi con una persona localmente e magari stiamo a poche miglia, pochi chilometri di distanza, è una persona che vuole un servizio, non serve che gli venda tutto online, che il funnel deve essere un ingresso, scremare il contatto e mandartelo qualificato a un appuntamento o in loco nella tua sede e così via o al telefono. Ok? Ragazzi, diciamo, la lunghezza del funnel è inversamente proporzionale alla difficoltà di relazione delle persone. Più è difficile creare relazione tra due persone, nell'infobusiness è più difficile rispetto a un'attività locale. Nell'attività locale una persona chiama, salve, avete la pizza, questa sera siete aperti, vengo. È molto più semplice rispetto a un infobusiness dove devi vendere un corso, un servizio ad alto prezzo magari, senza che la persona ti abbia vicino, senza che ti senta al telefono e così via. Quindi più è difficile instaurare la relazione, più deve essere lungo e dettagliato il funnel che vai a creare. Ok? Questo è importantissimo. Un altro funnel molto, molto interessante, uno dei miei preferiti in assoluto, se non forse il mio preferito, è il webinar funnel. Che cos'è un webinar? Per chi non lo sapesse, un webinar non è altro che una trasmissione, in realtà anche questo live è un webinar, cioè questo Facebook Live non è altro che una trasmissione in diretta che segue determinati script in realtà nel webinar, mentre qua un po' meno, quindi segue determinati processi, che serve a vendere un servizio o un prodotto. Nel webinar ci sono delle caratteristiche, tra cui la prima, la registrazione. Mentre questo live io ho attaccato il tastino di Facebook e sono partito live, e poi magari lo promuovo condividendo e così via. Nel webinar funnel tu non parti dal vivo così all'improvviso, ma fai iscrivere le persone per una trasmissione in diretta dove riceveranno determinati suggerimenti, determinati consigli, determinate cose su un determinato argomento. Quindi il webinar 7 segreti per tornare in forma dopo l'estate, io lo organizzo giorno 25 agosto e lo tengo in diretta il 10 settembre. Dal 25 agosto al 9 settembre promuovo una pagina che si chiama pagina di registrazione del webinar al webinar. E questo non è altro che l'ingresso del funnel, del webinar funnel. La persona si iscrive, riceve del contenuto educativo che lo porterà caldo al webinar. Quella sera, pomeriggio o l'orario in cui decidi di tenere il webinar, la persona presenzia, lo puoi fare tramite Zoom, lo puoi fare tramite GoToWebinar, tramite Webinar Jam, ci sono decine di software. Io per i webinar in diretta utilizzo Zoom, che non è altro che uno Skype molto più approfondito e ben fatto. In questo webinar
La gente non fa altro che ascoltare, vedere le slide, conoscerti e riscaldarsi su quello che poi è l'acquisto di un servizio. Il webinar in genere è una lunga lettera di vendita che dura da 1 ora a 2 ore persino e che porta le persone appunto ad acquistare un servizio in genere ad alto prezzo. Il vantaggio del webinar è che, primo, crea molta più relazione immediata. Nei video di lancio sono dei video, la gente procrastina, non li guarda, sono video più brevi. Nel webinar la persona ha pagato col suo tempo, è stata riscaldata prima se hai ben fatto una sequenza che porta al webinar e soprattutto stringe relazione con te perché ti vede in diretta, ti può fare delle domande, puoi rispondergli e così via. Quindi il webinar è molto forte come processo di vendita. La cosa figa del webinar è che oggi si è evoluto questo webinar funnel e può essere fatto persino in automatico. Si chiama Automated Webinar Funnel, ora te lo spiego. Quindi, webinar funnel in diretta, te l'ho già detto, webinar funnel automatizzato o registrato, non è altro che creare tramite dei portali come ClickFunnel, Funnel Semplice e così via, una serie di pagine che fingono che ci sia un webinar. Cioè, in realtà, mentre nel webinar normale c'è una data precisa e tu devi farlo in diretta, nell'automated webinar io propongo all'utente una o più date, anche in realtà con i software fighi che ci sono, puoi proporlo anche tipo a 2 ore dal momento in cui l'utente vede la pagina o a 10 minuti dall'utente in cui vede la pagina. Quindi una cosa di, diciamo, l'utente dice quasi wow, che culo, ho il webinar in diretta tra 10 minuti. Diciamo, trasmettere un video registrato, che in genere è la registrazione di un webinar stesso che hai fatto, che fa credere all'utente di essere in diretta sul momento, che è appunto, diciamo, gli dà la possibilità di interagire se hai degli assistenti che gestiscono la chat, oppure semplicemente di vedere le domande e le risposte che ci sono sul momento, e di acquistare il servizio ad alto prezzo. Il vantaggio grosso del webinar automatizzato è che, vabbè, un po' di gente, lo svantaggio è che un po' di gente si accorge che è automatizzato e comunque non ha la stessa conversione che farlo in diretta. Però ti permette di utilizzare questo strumento così forte che è il webinar molteplici volte, addirittura durante il giorno. Il più forte forse che io conosca in questo è Semovens, un marketer americano dal quale ho studiato e continuo a studiare abbastanza, che praticamente ha un webinar che produce, credo, 5 milioni all'anno, una cosa del genere. Praticamente non è altro che offrirti sempre tramite mail la registrazione a questa masterclass, questo webinar, tu ti registri, ti guardi questo webinar di 2 ore che giusto giusto comincia 10 minuti dopo che tu vai sull'opt-in page e vedere questo webinar di valore per poi comprare un corso. Nel webinar vendi ad alto ticket, nel funnel di lancio vendi sempre ad alto ticket. Se tu fai un opt-in funnel, qualche email, una guida gratuita, non puoi vendere ad alto ticket, cioè non puoi permetterti di vendere un corso da 1000 euro facendo una paginetta e poi una lettera di vendita così e mandare 4 email. Ragazzi, la relazione deve essere coltivata e sviluppata. Un funnel di lancio, anche quello, può essere naturalmente automatizzato, non te l'avevo detto, perdonami, in senso che può essere un evergreen launch, cioè la persona si iscrive, vede il primo video, l'indomani via mail riceve il secondo, poi il terzo, poi il quarto e così via. Oppure li ha tutti accessibili sin da subito. In uno dei miei business, la persona riceve una guida più 3 video tutorial che vengono inviati a cadenza giornaliera, ma può anche guardarli subito. Se guarda il primo video ed è interessata al secondo, clicca il bottone, va sul secondo, clicca il bottone, va sul terzo, clicca il bottone, va sulla lettera di vendita. Essendo un prodotto a basso costo, che poi entra ovviamente all'interno di un funnel di upselling, quindi delle vendite successive che massimizzano il valore del cliente, la persona può tranquillamente accedere subito a tutti i contenuti. Quindi anche quello è personalizzare in base a ciò che vuoi vendere. È ancora più importante capire qual è la vendita finale, il risultato finale che vuoi avere da un determinato funnel, è la prima cosa da capire. Se io voglio vendere un corso ad alto prezzo, non faccio un opt-in funnel con una lettera di vendita. Se io voglio vendere un trattamento benessere nella mia spa, non farò un 3 video di lancio, ti spiegano l'importanza dell'idromassaggio, ok? Ragazzi, questo è importantissimo, scremare e capire primo cosa devo vendere, secondo come posso venderlo alle persone e qual è l'alto valore che posso offrirgli gratuitamente per fare in modo che comprino il resto. Webinar funnel te ne ho parlato in diretta o automatizzato.
Un'altra tipologia di farmer che mi piace molto, che ho studiato anni fa da Ryan Levesque, te ne ho parlato in live qualche giorno fa, ho fatto il debriefing del libro Ask, quindi vai a guardartelo se sei interessato a questa tipologia di funnel, è il quiz funnel. Non mi prolungo molto perché te l'ho spiegato veramente nel dettaglio in quel live, quindi valla a guardare. Il quiz funnel non è altro che un funnel di opt-in, che poi ovviamente può concludersi, anzi deve concludersi in realtà, con la vendita di qualcosa, che parte però da un quiz che permette alle persone di impegnarsi con quello che si chiama micro commitment, cioè micro impegno, nell'ottenere la risposta a un quiz. Cioè, su Facebook vanno tantissimi giochini, calcola la tua età reale, oppure scopri la foto del profilo quando sarai vecchio e così via. Tutte queste cose vanno tantissimo perché stimolano la curiosità e la voglia delle persone di approfondire e avere la risposta, no? Il quiz funnel sfrutta lo stesso meccanismo. Il quiz funnel non è altro che, per esempio, quiz gratuito ti svela il blocco numero uno nella tua perdita di peso. Io, cavolo, qual è la mia perdita di peso? Qual è il blocco numero uno? Io non perdo peso. Perché? Mi arrivano nient'altro che una serie di domande a risposta multipla. Alla fine dice, ok, abbiamo calcolato il tuo blocco principale. Inserisci la tua mail per accedere alle risposte. Ovviamente la maggior parte delle persone, per meccanismo mentale di impegno preso e quindi voglia di scoprire la risposta, inserirà la mail. Io ho un quiz che converte al 67%, cioè non è una cosa che non si è mai vista nell'opt-in tradizionale. Se io ho la classica pagina guida gratuita, ti svela il segreto per il dimagrimento, converte dall'8 al 40%. Dipende molto dalla tipologia di pagina, dall'impegno che chiede le persone. Queste sono le medie più o meno, ok? Ciò vuol dire che se io pubblicizzo una pagina e questa pagina mi costa 10 centesimi a click, no? Converte al 10%, avrò un contatto a 1 euro. Giusto, ragazzi, matematica. 10 centesimi a click, ogni 10 click ho un contatto che si iscrive, il 10% di conversione. Nel quiz funnel questo numero si alza parecchio. Quindi se io ho sempre i miei 10 click a 10 centesimi e ho 67% di conversione, vuol dire che 6,7 persone su 10 si iscrivono. Quindi avrò un contatto che mi costa veramente pochissimo. Ok? Naturalmente magari tutti i numeri fossero così, ti ho fatto soltanto un esempio, però per capirci il quiz funnel ha il potere di incrementare la potenza, diciamo, la conversione nelle iscrizioni e anche quella nella vendita, perché un quiz funnel avanzato ti permette di segmentare la tua audience, cioè di capire meglio che non tutte le persone che vogliono perdere peso sono uguali, non tutti quelli che vogliono migliorare un business sono uguali, ok? E ovviamente inserirli in dei piccoli compartimenti dove ricevono del contenuto differente in base a quello che loro hanno messo all'interno delle risposte del loro quiz. Questo è veramente, veramente potente, ok? Abbiamo altre due tipologie di funnel di cui ti voglio parlare oggi. Allora, la prima tipologia di funnel che ci rimane è il cosiddetto funnel free plus shipping. Free plus shipping non è altro che gratis più spedizione, cioè un funnel con l'obiettivo di venderti un prodotto gratuito. Dici, in che senso venderti un prodotto gratuito? Che praticamente questo prodotto che alla persona che lo crea costa, ti viene dato gratuitamente in cambio delle spese di spedizione. Questo si usa quando? O negli e-commerce, quando in genere lavori sul dropshipping, cioè lavori con comprando i prodotti solo dopo aver venduto. Oppure nel funnel che ti permette di lanciare un libro. Quindi io, per esempio, ho lanciato due libri in free plus shipping in passato, un libro rivolto ai personal trainer e uno rivolto al dimagrimento, dove quello che ho creato è stato ti regalo il libro, mi paghi solo le spese di spedizione e poi ci sono dei corsi successivi che vengono ovviamente proposti e venduti. Questo quando è che funziona? Primo, funziona quando hai dei corsi successivi che venderai e che ti permettono di riaumentare il valore cliente. Secondo, quando tu riesci a ripagarti spese pubblicitarie, spese del libro e spese di spedizione, almeno come minimo, con una media della vendita del primo prodotto più le spedizioni stesse. Cioè,
faccio un esempio. Io vendevo un libro sul dimagrimento. Per vendere questo libro sul dimagrimento, che è gratis, ma mi devi pagare le spedizioni, la gente deve innanzitutto conoscerti un attimo e fidarsi di te, perché così a freddo, se io trovo su Facebook un libro gratuito sul dimagrimento e devo pagare le spese di spedizione, non è detto che lo faccia, ok? Perché comunque devi tirar fuori la carta di credito, devi mettere i tuoi dettagli. È comunque un impegno, cioè stai comunque comprando qualcosa, non è la guida gratuita con la sola email, ok? Quindi in questo caso, quello che è importante è capire quali sono i prodotti o servizi che puoi vendere subito dopo, se no non rientrerai mai nel tuo investimento, e poi soprattutto capire quanto ti costa un libro, quanto ti costa la spedizione di ogni libro. Io ad esempio facevo pagare 7,99 per la spedizione del libro. Con questi 7,99 ripagavo la stampa del libro e la spedizione del libro. Quindi in realtà distribuire un libro per me era un'operazione a costo zero. Però la pubblicità no, quindi la pubblicità la devi pagare con i corsi successivi. E soprattutto alla fine tutto questo lo fai perché vuoi guadagnare, non lo fai perché per la gloria così, ok? Quindi l'obiettivo è con i corsi successivi e con le consulenze che ne vengono fuori ripagarti la pubblicità e guadagnare e andare a ROI, quindi marginare, ok? La stessa cosa succede con l'e-commerce. Ad esempio, sono molti e-commerce che vendono la roba che viene dalla Cina, da AliExpress, dove tu fai, ti vendo, in senso che te li do gratis, gli occhiali, paghi solo la spesa di spedizione di 15 euro. Quindi tu mi paghi 15 euro di spesa di spedizione per avere gli occhiali che ne valgono 49 gratuitamente. Questi occhiali da AliExpress si ordinano spedizione inclusa a 6 euro. Quindi la persona che promuove questo funnel sa che compra gli occhiali a 6 euro spesa di spedizione inclusa. Sì, perché è roba cinese di basso livello, ovviamente, lo sta pubblicizzando come un occhiale che ne vale 49 e te lo spedisce con 15 euro solamente di spesa di spedizione. Risultato, se riesci a pagare la pubblicità meno di quei 7, di quegli 8 euro di differenza, fa profitto, se no no. Ok? Questo è il giochino del free plus shipping per e-commerce. Ovviamente poi ci stanno anche lì delle vendite successive. Ad esempio, hai comprato gli occhiali, ti do il kit pulisci occhiali per non farli appannare e così via a soli 7 euro in più. E quindi si crea una catena, una scala di prodotti e di valore che puoi offrire alle persone per aumentare il valore cliente. Il funnel non è altro che un mezzo per aumentare il valore cliente nella parte successiva, cioè dopo che hai ottenuto un cliente, devi fare in modo di scalarlo e di aumentarlo, perché il vero profitto sta lì. Diciamo, la magia del poter fare tanti soldi col funnel è il fatto che puoi creare una scala del valore e aumentare tanto il valore del cliente. Se non hai bene in mente cosa vendere, come andarla a vendere e quali tipologie di profitti puoi tirar fuori dal back-end, cioè dalla parte successiva del funnel, difficile che un funnel ti vada in profitto, ok? Quindi ci sono tante strategie che puoi applicare per poter monetizzare di più un funnel. L'ultima tipologia di funnel che ti voglio parlare nella diretta di oggi è il coupon funnel. In realtà te l'ho già accennato un pochino. Coupon funnel è simile all'opt-in funnel, non è altro che più o meno la stessa cosa. Nel senso che nell'opt-in funnel classico abbiamo detto che ti regalo una guida gratuita, ti regalo un video, ti regalo una telefonata, ok? In cambio dell'email, del contatto, eccetera. Nel coupon funnel ti regalo un coupon di accesso a un servizio, o in realtà anche un prodotto, ma ben poco si utilizza sul prodotto. Coupon di accesso al servizio vuol dire che ho la palestra, scarica 7 giorni di prova del nostro fitness metabolico e vieni a riscuotere in palestra. Quindi quello è il coupon funnel, cioè io mi iscrivo a questo funnel, clicco il bottone, do il mio contatto, in cambio alla fine ricevo un coupon che devo riscuotere telefonicamente o recandomi nell'attività. Ti do un antipasto gratuito per 2 persone se vieni nella nostra pizzeria, ti do una pizza takeaway, ti do un trattamento di idromassaggio gratuito di coppia, ti do una ceretta gratuita, ti do una ceretta a 5 euro invece di 50 euro, perché anche quello può essere fatto nel coupon funnel. Invece che darlo completamente gratis, puoi dare un coupon a prezzo di sconto. Groupon non è altro che un coupon funnel alla fine, cioè ti tira dentro le persone tramite la loro audience molto grande, tramite la pubblicità, che paga poco e compra un coupon scontato.
Quindi io sto comprando un servizio a basso prezzo. Il problema di questo coupon funnel è che spesso ti porta dei clienti che poi non è detto che riacquistino dopo perché magari sono i cosiddetti coupon shopper. Quindi attenzione a come lo utilizzi. Io consiglio sempre di utilizzare il coupon funnel per, diciamo, offrire qualcosa che va speso all'interno del resto. Quindi, ad esempio, offrire un antipasto gratuito per una pizzeria è un ottimo metodo. Perché tu comunque devi venire in pizzeria e mangiarti la pizza o qualche cos'altro, mi stai spendendo, però hai l'antipasto gratis. Senza quell'antipasto probabilmente non saresti andato in quella pizzeria perché non la conoscevi. Ok? Quindi questa è una cosa molto interessante. Se invece tu stai offrendo il massaggio a 5 euro invece che 50 euro, lì non è detto che poi la persona ricompri lo stesso servizio pagandolo in maniera diversa, perché se io ho comprato il massaggio a 5 euro, poi ricomprarlo a 50 mi crea nella mente una dissonanza, dice ma io per questo servizio però ho speso 5 euro, ora spenderne 50 mi sembra assai. Ok, capite qual è il meccanismo per cui Groupon non funziona la maggior parte delle volte? Perché se io dico che sono disposto a pagare in quel momento X euro per un servizio, poi pagare X elevato a tanto, non mi va. Ok, quindi è importante stare attenti a come si crea il coupon funnel per evitare di svalutare un servizio. Questo è un errore comune nei coupon funnel. Quindi, ragazzi, riguardatevi questo live per vedere la definizione del funnel, cos'è l'opt-in, il lancio, il webinar, il quiz, il free plus shipping e il coupon funnel. Ti ho parlato di 2, 4, 6 tipologie differenti di funnel. Se vuoi creare un funnel, vai su Performance Top per guardare gli articoli, capisci un pochino quali sono gli strumenti necessari, riguardati la diretta dove ho spiegato tutti gli strumenti per fare un funnel di successo, insomma c'è tanta roba. Se vuoi creare del marketing per un business, che sia locale o che sia online, il funnel è uno strumento fondamentale, quindi impara il prima possibile perché veramente, come dice Russell Brunson, sei a un funnel di distanza, non è proprio così. Però dice, sei un funnel di distanza dalla ricchezza. C'è qualcuno che ci è riuscito, ma in generale non ne basta proprio uno. Come Edison, creato 1.000 funnel per poter vedere uno che ti porta alla ricchezza. Però così è. Quindi ragazzi, studiate bene i funnel, strumento fondamentale. Ci vediamo domani per un prossimo live. Buona serata.